Ci sono volte in cui un uomo deve fare quello che un uomo deve fare. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, siamo su F123 nella carriera del nostro Calogero Bottas che si appresta a correre la famigerata ormai gara di Monaco. Purtroppo non è una settimana semplice perché dovremo registrarla pure nella COP, insomma si sfasceranno un po' di macchine qui a Monaco. Non pensate proprio per nessun motivo che io finirò sta gara, ma detto questo comunque la dobbiamo fare per forza, ogni anno ci tocca sta tassa. Quindi cerchiamo di levarcela il prima possibile, ma prima di cominciare, vedete, abbiamo lo sponsor che finalmente è arrivato. Il nostro team è riuscito ad avere un accordo con Biperbanca, quindi anche quest'anno Calogero Bottas è stato finanziato da Biperbanca. Come vedete ci hanno messo anche un bancomat dentro il box, in caso di necessità uno può andare lì e dà una piccola ritiratina. Detto questo, andiamo a fare il recapino della situazione di campionato. Prima posizione c'è sempre Max Verstappen con 136 punti, che di fatto viene insidiato solo dal suo compagno di squadra Sergio Perez a 102, poi Russell, Leclerc, il nostro Calogero Bottas a 57 punti, Hamilton a 55, vicinissimo, Sainz, Alonso, Norris e Ocon chiudono la top 10. Anche nel costruttori stiamo andando abbastanza bene, siamo quarti in questo momento. Quindi ragazzi, non ci resta che andare al weekend di gara, c'è solo una cosa peggiore di correre a Monaco, e cioè correre a Monaco quando piove. Speriamo che almeno sta cosa la risparmiamo, perché già c'ho caldo, ci manca solo sta cosa, rovina Maserata, eh? 27 giri, vaffanculo. Già questo stavista, già come ti rilascia una macchina, è una stronzata. Okay, in bocca al lupo là fuori. Ecco, giusto a fortuna, facevo. Ecco, facciamo bene, ottimo. Cioè, 3 metri sono durato. A few moments later. Ma porca troia. C'ho tutto gli uno. Metto solo motore e cambio numero 2. Dopodiché sicuramente faremo schifo in qualifica e poi prenderemo tutti i componenti nuovi. Monaco, l'unico senso che c'è in questo gioco è fatto fare componenti nuovi. Bene, 2 minuti e mezzo de... Cioè sta pista a me mi odia comunque, la cosa è reciproca. Primo tentativo, forse anche l'unico. Il nostro Calogero Bottas prova a affrontare qui la salita. Non so manco i nomi delle curve di sta pista di merda, perché non li voglio imparare. Ecco. Santo. Cioè io lo so che mi approccio male a sta pista, perché è vero, però fa veramente cagare, mannaggia a loro. Allora forse potrei migliorare qualcosina in effetti, perché ho fatto un pezzo che faceva un po' schifo. Cioè ho fatto tutto e faceva schifo veramente, però potrei migliorare e provare a alzare un pochettino di più la posizione di partenza. Oh, che cazzo fa questo? Computer, se cerchi di non becca Science magari. Un minuto alla fine. Ecco, vedi Alex che rompi il cazzo e porti iella. Vedi Alex. Mo che mi dovevi dire un minuto alla fine, ma che me ne frega a me? Guarda, mi ha rovinato il giro, vaffanculo. Ovviamente non ci avevamo assolutamente a pole position, raga. Posso dire che qualcosa miglioravamo, eh? Secondo me addirittura incredibilmente potevamo arrivare lì, quinto, da quelle parti lì. Perché mi dà sta strategia così strana? Pure quella sotto è bianca e poi gialla. Vabbè raga, intanto lascio qui, tanto cambia niente, tanto se schiantiamo subito. Cerchiamo di fare una buona partenza. Scatta la luce rossa, ci abbiamo avanti Perez e Alonso. Andiamo subito a seccarli all'esterno, avevo detto che era un vantaggio. Poi però qui ci troviamo all'esterno della curva. E incredibilmente riuscimmo a mettersi davanti a qualcuno e ci abbiamo davanti Sainz ed Hamilton. Che adesso stanno in combattimento tra di loro. Calogero cerca solamente di mantenere il passo in questo momento, però abbiamo comunque guadagnato un paio di posizioni, soprattutto abbiamo passato Alonso. Hamilton non è lontanissimo, ragazzi, sta gara parlerò penso pochissimo, perché se no dico veramente tutte le parolacce che conosco, partendo dalla A arrivo alla Z e passo pure per le lettere straniere. Porca puttana che liscio, non te voglio passare Hamilton. Sì, lo faccio ripassare arbitro. Primo segno di cedimento per Calogero Bottas che tira un lungone clamoroso. Ma c'ho paura a esagerare perché mi schianto sicuro. Appena provo a alzare la voce mi appiccico a un muretto.
Hamilton è vicino, troppo vicino, raga. Troppo vicino al muretto. Troppo vicino a Hamilton, troppo vicino a tutto, direi. E ancora vicinissimo a Hamilton, mamma mia, anzi, però più che vicino, mi siamo proprio andati addosso. Scusa Lewis. Il pilota dietro di te gira su tempi leggermente più veloci dei tuoi. Accelera. Ci ha fatto caso adesso Alex. Poi accelera, mi fai ride. Sembra che stanno a piano apposta io. Insomma, Norris si è schiantato. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Non è che c'è Sevedi, no? Box, non è che c'è Sevedi, no? No, direi di no, perché non mi dicono niente. Bandiera gialla. Bandiera gialla, da cena Sevedi. Che culo, quello è entrato adesso proprio, guarda, siamo da Sevedi rosico, raga. Tocca spingere al massimo. La finestra del pit stop. Monteremo gomme no, morbide. No, porca madosca. No, va lunga, va lunga, va lunga. Non riesco più a girare. Ci ha passato Perez. Mi sembrava, ma che era andato tutto bene. Mi sembrava assurdo, difatti era assurdo. Sì, fatica tantissimo. Non preoccupare per l'incidente, può succedere. Può succedere. Calma e controlla il DMF. C'è una nuova strategia di gara. Sì, sì, rientra in box, rientra in box. Eccola, ci passa pure Hamilton, mortacci sua. No, guarda sto figlio della madre ignota. Ma tu sei uno stronzo di merda. Ma tu sei uno stronzo, Fernà. Cioè, mi sei passato davanti per entrare in box. Ma te pia un corpo secco adesso dentro la piazzola, te pia. Non ci credo, raga. Non ci voglio credere. Giustamente mi cambiano l'ala perché l'ho distrutta. Mannaggia la puttana Eva, mannaggia. Non ci credo. Che mi ha fatto Fernando? Che mi ha fatto Fernando? Che mi ha fatto? Attenzione che Calogero adesso sta infognatissimo. Prova a farsi vedere l'interno e difatti via il muretto con l'interno da ruota però. Adesso siamo tredicesimi, abbiamo recuperato una posizione e penso che siano finiti i pit stop, raga. Purtroppo abbiamo perso il mare di tempo. Però quella che ci ha fatto Alonso è una vera e propria zozzeria. Ci ha passato per poi rientrarci davanti, oltretutto c'aveva le bianche lui. Mi dici che cazzo di senso c'ha che è rientrato così presto? Allora, i pit stop non erano finiti perché adesso Piastri è diventato undicesimo. Provo a uscire forte qui, vediamo se ce la faccio a infilarmi, ma sono troppo lontano, non ce la faccio. Oh, Piastri, che cazzo hai fatto? Ha inchiodato. Mo devi lasciare, eh? Lasciamo spazio, eh? Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,7 secondi. Mamma mia, sono riuscito a superarlo. Ok, adesso tocca cercare di andare via Gasly. Missione impossibile direi. Che poi prima quella abbiamo passato perché ha fatto un errore, ma questo. Cioè non ci vedo che sbaglia pure lui. Molto più facile che sbagliamo noi. Che cazzo ho preso? Box mi sa che ho preso un muro, ma non si è rotto niente. Siamo effettivamente molto molto vicini a Gasly. Ma pure sarebbe una cosa psicologica riuscire a prendere un punto qui, raga, ve lo dico. Vicinissimi, vicinissimi a Gasly, attenzione! Prova a infilarsi dentro qui. Calogero, Gasly mi deve lasciare lo spazio un'altra volta. A sta curva. Mamma mia Calò, mamma mia Calò. Bello, che sorpasso. Aspetta che non è finita ancora, non è finita appunto, dicevo io. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Sì, grazie Alex, non me ne frega niente in questo momento. Sto ancora tentando di rimanere vivo io. Questo è il vero episodio di Drive to Survive, non Netflix. Però questo è Try to Survive. Facciamo vedere dentro. No, no, ho preso il muretto un'altra volta interno. Box, ti sei rifatta la convergenza al posteriore. Porca Eva, lo sapevo io. Niente raga, adesso tocca andare assolutamente in difesa perché sennò famo guai adesso.
cerchiamo in qualche modo di riavvicinarsi a Magnussen. Siamo gli unici due gomme rosse, però purtroppo c'è una macchina zoppata e poi le gomme iniziano ad essere pure un po' vecchiotte. Attenzione che però qui siamo vicinissimi. Devo alzare il piede perché qui in gira. Eccolo Gasly che è arrivato. Alonso lo deve difendere con le unghie e con i denti. Sta decima posizione più per una questione psicologica. E noi andiamo a chiudere la nostra gara, forse. Se non famo casini. Con Gasly molto vicino. Però andiamo a chiudere in decima posizione. Se abbiamo un punto, raga, è incredibilmente, archiviamo Monaco con un punto, per me è sempre una vittoria. Comunque Alonso è veramente un grandissimo figlio di una. Vince Charles Leclerc, secondo George Russell, poi Verstappen, Sainz, Hamilton, Perez, Alonso, quel grandissimo stronzo che fa pure rima, Ocon, Magnussen, e in decima posizione chiude il nostro Valtteri Bottas. Clamoroso secondo me il dato sul giro veloce, raga. Noi e Perez siamo stati gli unici a scendere sull'1.13 in gara e praticamente potevamo fare il giro veloce perché siamo i secondi per quanto riguarda il giro secco. Detto questo, andiamo a vedere il discorso classifica, dove purtroppo fa un bel sarto carpiato all'indietro perché ci passano sia Sainz che Hamilton, e dalla quinta posizione finimo in settima posizione con alle spalle proprio Alonso. Per il resto davanti rimane sempre Verstappen, che sta andando a vincere il campionato solo in decisa scioltezza. Con replay della gara sotto, ragazzi, io spero che vi siate divertiti. Vi ricordo che tutti gli episodi dei Calogero Bottas li trovate in una playlist apposita, e se non siete iscritti al canale, visto che ci sono parecchie persone che guardano i video senza essere iscritti, iscrivetevi perché a voi non vi costa niente e qui aumentiamo il numero e ci dà più possibilità di fare cosette sempre più fighe. Non mi rimane di ringraziarvi, il tempo che abbiamo passato insieme, finalmente ci siamo levati studente di Monaco, non so manco qual è la prossima, sicuramente è più bella di questa. Perciò ragazzuoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Un culo a Monaco e a tutti i monaci.